fai? Non vai a letto? No. Ma va, ma che ore Tu ti sono? svegli? Due e Tu ti mezza. svegli a quest'ora, ci stanno guardando. Mi sa di sì. Chissà cosa starà pensando la gente. No, ma io sto leggendo cosa scrivono. Ragazzi, io sono a casa mia, sono arrivata a casa, io ho una casa, ho la mia famiglia, sicché non è che posso trasferirmi a Roma. Facciamo Per trasferire a ora, Torino, insomma, tranquillo. com'è cattiva la Poi gente, non ho però. capito il brasiliano, no? Alla fine viene a Torino o no? O si è rimangiato le parole? Perché tu gliel'hai No, penso che ricordato? dovrebbe venire. Tu l'altra sera gliel'hai ricordato su Twitch, però ha detto no, non l'ho detto, non l'ho mai detto. Boh. Non lo so, però io so che ci deve venire e non so dirti questo anche perché il Brasile, cioè, l'ho conosciuto qualche giorno fa, quindi non ti dico cosa ho sentito in diretta. Io ho sentito che veniva, poi. Comunque, boh, ti volevo fare anche i complimenti, ho visto un paio dei tuoi video, c'è cioè veramente una cosa. Grazie, ma tanto Cioè, tante sono qui e tu sei proprio, sai, ma. sto smettendo perché ora sto finendo le cose al mio contratto e finisco, finish. Tradisci 1727, ma tradisci di cosa, ragazzi? Ma guarda che io e Dato ci stiamo conoscendo da amici, no? Giusto? Ci mancherebbe. Io non tradisco nessuno, anche perché non ho nessun fidanzato, non tradisco nessuno, anche se fosse. Per me può essere anche sposata. Vabbè, dai, ma le donne sposate non si baccagliano, le donne sposate. A tu sì, anche se avessi figli. Ma a Cresceva me non mi insieme. piacciono, a me mi piacciono gli over 30, no? Ma ogni tanto qualcosa di fresco ci sta. Sì, ma mi è successo, sì, ma molto fresco mi è successo. Io sono un po' troppo fresco magari. Però No, 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 sono sulla no, no. soglia dove sono consenziente. Sai, se erano 17 era peggio, però 18 ancora ci sta. Ragazzi, io ho 25 anni, quest'anno vado per i 26. Adesso Te li porti sto benissimo. diventando vecchio. Grazie. Mi chiedono sempre documenti per le sigarette. Ma va. Sì, mi chiedono sempre documenti. E niente. Va bene. Comunque, stasera non hanno fatto la diretta. Non so perché, comunque riprendono domani, perché tutti mi hanno scritto, ma non siete in diretta. Loro non Ma stanno infatti in anch'io sono diretta. entrato su Twitch, ho visto che boh, era offline. Che cazzo è successo? No, no, mi sa che entrano domani. Mi sa che non la fanno perché non ci sei tu. No, 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 hanno avuto un problema loro. No, no, la fanno, sì, lo fanno, che c'entro io. Sei Ragazzi, ma innamorato comunque. perché scrivete dove abito? Se tu stai diventando vecchio, io sono un nonno e tu rimani una gran figa. Oddio, sto leggendo qui cosa scrivo. È depresso? È Perché è depresso, secondo depresso? me è depresso. Perché è depresso? Ma perché già l'altra volta non so cosa gli hai detto due parole e si voleva già chiudere la live. Sì, non vabbè, Quindi io ma mi immagino chissà che testa c'hai tu, perché boh, comunque non conosci una persona su internet, per conoscerla c'è cioè, proprio ci deve uscire certo. tutto. Però se cioè, tu stai con un personaggio del genere. E boh, lei, non so come dirtelo, non so se è cambiato, non so come lui è realmente. Cioè, non mi immagino che te stai tu, veramente. Usa perché qui c'è gente che non si fa i cazzi suoi. I vicini. E devo dire che Algero nel privato è molto tranquillo, porta rispetto alle donne. L'unica cosa è quando, insomma, se andiamo al supermercato inizia a salirgli la scimmia. Qui che è lui. Però Vabbè, guarda poi quando si va in giro ci guardano tutti, quindi cioè, non è che siamo usciti un granché. Cioè, a me non mi piace, sinceramente, anche a me mi è successo raramente. Cioè, una volta una addirittura a Milano l'anno scorso mi ha spogliata in mezzo alla gente. Cioè, raramente mi succedono queste cose qua. Però sì, proprio la gente che è così, se no offendono, però proprio con Algero proprio c'è cioè, un incubo. È un incubo. a lui gli È un pare sempre al incubo. centro dell'attenzione. Sì. Vabbè, ovvio che anche io amo uscire, amo, che so, farmi Ma ti passeggiate. prego, puoi Invece salutare un mio amico Robert Sal.
Robert. Ciao Robert. È un tuo fan, a dire poco. Ed è brutto non uscire, no? Quindi, boh, io infatti ci penserei un attimo, ora che ho un momento anche un po' così, visto che io non posso, io non lavoro in Italia, io lavoro a Praga, Budapest, da lavorare a non fare niente è un po' difficile, no? Normale. Quando sei abituato a lavorare, soldi, quindi, cioè, ora tu mi dici, i soldi non fanno la Ma va il felicità, però cazzo, io non sono se vuoi così. essere felice ce li devi Ma è avere, capito? normale. Quindi, cioè, io prima di fare tutto questo facevo la parrucchiera, No, per me ma chi dice che i soldi non fanno la felicità è perché non li ha mai avuti. Adesso ti faccio un po' una domanda fuori dal contesto, ma lui adesso secondo te cosa dirà di questa diretta? Ma perché? perché boh, sai, ci ho avuto un po' da ridire io con lui. Non pensi che ti dice qualcosa? Che cazzo fai? Sei messa a fare la diretta con lui? Io non so cosa c'è stato fra di voi dell'Astorio. Non so bene. Ma che boh, abbiamo lì, sai, litigato per dire così. Nessuno qui è la fidanzata di nessuno, io non sono fidanzata con Ah, ma lui, quindi tu poi non io. stai con lui? Ma noi non siamo fidanzati. Ah. Io frequento, lo sto conoscendo, non è che siamo fidanzati. Ho capito adesso. Eh sì, Comunque fidanzato, fidanzata, praticamente ah. ti spiego. Allora, lui voleva che, insomma. Cioè, lui voleva, noi ci si voleva vedere, insomma, si faceva una diretta Twitch, eccetera, eccetera. Allora, mi hanno chiamato a lavorare a Roma e io glielo dissi, gli avevo detto, guarda, vedrai che io verrò a Roma fra qualche settimana, così ci conosciamo. Va bene, allora è successo che poi mi hanno chiamato a lavorare e già che ho preso la palla in balzo di incontrarci, no? Cioè, non è che io ci sono andata apposta, io sono andata a fare anche il mio lavoro, capito? E niente, ci siamo incontrati, io, insomma, noi ci stiamo frequentando, no, non siamo fidanzati, anche perché se eravamo fidanzati, ma a parte il fatto che, cioè, io faccio questo lavoro, quindi. Capito. Infatti è un po' dura. Sì, è dura, è dura. Perché o sto con un mio simile, ci sono già stata con un mio simile, però non è andata bene, siamo rimasti amici. Guarda, a me mi è capitato di stare con una ragazza che faceva non proprio il tuo lavoro, cioè per fartela breve faceva tipo la prostituta, no? E ancora lo accettavo perché boh, comunque soldi, sai, queste cose qui. Ma Però, italiana? no, però sai, per te è una cosa diversa perché per te ci sono proprio, sai, non so come dirtele, quei video lì e guardarli, cioè, capito? Non so come dirtelo. Fare la prostituta al porno è diverso, eh? Ma Perché io lavoro con professionisti. lo so, poi tu boh, decidi se vuoi fare il video con quello o il video con quell'altro. Invece per una prostituta quello che ti arriva te lo devi prendere. Ognuno il pane se lo guadagna come vuole, no? Ma A me non esatto. mi piace la gente che tanto nel bene o nel male si giudica sempre perché le persone sono cattive, capito? Sì. Per me se una fa la escort, cioè casi sua, ognuno guadagna il pane come vuole, però purtroppo ti devi adeguare alle cose, no? Quindi io tipo che la gente mi offende, cioè non ci faccio più caso perché io nel mio privato sono una cosa, come tipo Algero, nel suo privato è una cosa, il suo personaggio è una cosa, la sua vita privata è un'altra. Ma io E sai per cosa me è ho uguale. notato? Che c'è gente che qua ti dice vattene a fanculo, pezzo di merda di qua di là. Poi è capace che li becchi per strada e ti dicono possiamo farci una foto. A me è successo che qualcuno qui, che poi l'ho invitato in diretta, mi ha iniziato a offendere. E invece nelle storie mi metteva cuoricini. Poi quando l'ho messo qui in diretta, no, guarda, Gio, scusami, io Vedi? pensavo che non mi rispondevi. A me c'è tipo gente, sai, che tipo mi dice figlio di puttana, di